mazzi, questo qua facciamo 10. Quale? Questo. Un altro mazzo. Calma, 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 calma. Allora, ho riguardato le immagini e non si capisce bene che cosa succede. Ve lo spiego. Allora, io sto passando per le bancarelle quando il mio sesto senso da ragno istantaneamente nell'aria capta queste parole ed erano Dragon Ball carte, le ho tenute in cantina. Milan! Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Ovviamente passata Pasqua e ovviamente passata Pasquetta e oggi c'è il sole che risplende, 45 gradi. Ieri che dovevo fare la grigliata con i miei amici, invece niente, ieri diluviava. Credo che anche voi abbiate passato, no forse no perché mi sembra di aver letto che nel sud Italia in realtà là le temperature e non ha piovuto. Noi invece qua a nord Italia ragazzi abbiamo preso il diluvio universale nella giornata di ieri. Ma ovviamente ieri cosa è successo? Si è conclusa la giornata insomma di campionato e la classifica in questo momento vede Inter sempre più in testa con punti 79, sta facendo un campionato mostruoso l'Inter, Milan con punti 65, Juve con punti 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta 50 e Roma 46. Quindi guardando, Roma 52, Atalanta 50 e Lazio 46. Quindi andando a guardare cosa è successo nell'ultima giornata, possiamo tranquillamente capire due o tre cosine. La prima è che, quella che vi ho già detto, che l'Inter sta facendo veramente un campionato a livello di punteggio clamoroso. La seconda siamo noi, che il Milan comunque sta facendo il proprio campionato e di punti comunque vada ne stiamo facendo tanti. Guadagniamo 6 punti sulla terza in classifica che è la Juve, ma soprattutto iniziamo a mettere un sacco di punti verso la quinta. Verso la quinta, che in questo momento 1, 2, 3, 4, 5, la quinta è la Roma, che di punti ne ha 52, noi ne abbiamo 65, quindi andiamo a mettere la bellezza di 13 punti sulla quinta. Addirittura se, come dovrebbe essere, vediamo poi come finirà la questione della quinta posizione in Champions, addirittura se la quinta, anche la quinta in classifica, dovesse andare in Champions League, andremo a conteggiare praticamente la sesta per ultima posizione in Champions, che sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, che è l'Atalanta, che in realtà però deve recuperare una partita, quindi quella dopo è a Lazio, che in questo momento si trova a 46 punti, cioè diciamo che abbiamo un vantaggio di... abbiamo un vantaggio di 19 punti sulla sesta. Vediamo poi che cosa succederà. Oggi come oggi mi trovo, diciamo, alquanto soddisfatto della nostra posizione in campionato, anche se, come vi dico sempre, mi piacerebbe essere primo e vincere il campionato. D'altronde, sappiamo che cosa abbiamo passato quest'anno. Ma veniamo al discorso più importante di questo video. E qual è? Milan, pioggia di soldi dalla nuova Champions League. Ho visto che è un tema che vi interessa particolarmente, l'ho capito insomma dai commenti e da tutti i ragionamenti che avete fatto sia sotto i video di YouTube sia sotto i video di TikTok. Leggiamo, vi devo fare una considerazione in merito e poi vediamo questi soldi come arrivano e come potrebbero essere spesi. Calcio e finanza, articolo di 12 minuti fa. La nuova Champions League, con un format che coinvolge 36 squadre in un unico girone, perché attenzione, cambia completamente il format della Champions League, porterà più partite e maggiori ricavi, soprattutto per i club italiani. Andiamo a vedere. La UEFA distribuirà 2,47 miliardi di euro alle società rispetto ai 2 che invece venivano distribuiti all'interno del ciclo 21-24. Ogni club qualificato riceverà un bonus di partecipazione da 19 milioni di euro, 18,62 per l'esattezza, mentre le vittorie e i pareggi saranno premiati con bonus aggiuntivi. Cioè, quindi, cosa cambia? Cambia che già soltanto il partecipare alla Champions ti offre una ricompensa di circa 19 milioni di euro. Ma attenzione, perché arriviamo alla cosa più importante. Arriva il nuovo pilastro Value, cioè il Value accorpa market pool e ranking storico decennale con una parte europea legata al mercato dei diritti TV,
del continente, appunto, e una parte non europea legata anche al ranking sia storico che decennale al di fuori, appunto, del continente europeo. Quindi cosa vuol dire? Che vengono presi nella nuova Champions, che inizierà poi a settembre, ricordo a tutti, verranno presi in considerazione tante cose diverse rispetto a tutto quello che è stato fatto fino ad oggi. E a questo appunto si chiama il nostro nuovo pilastro value. La situazione ad oggi sarebbe questa. L'Inter sarebbe la squadra che incasserà, probabilmente sarà la squadra che incasserà più soldi dalla nuova Champions League, con quasi 51 milioni di euro, seguita dalla Roma con oltre 50 milioni, se ovviamente dovesse andarci la Roma, Juventus con poco meno di 50 milioni, Milan tra i 45 e i 47 milioni di euro, e subito sotto ci sarebbe il Bologna con circa 36 milioni di euro. Tra l'altro Bologna, che mi stuzzica un sacco pensare che cosa potrebbe fare Giovanni Sartori, appunto dirigente del Bologna, con in mano così tanti soldi. Perché comunque ha dimostrato di essere un grandissimo dirigente, di saper acquistare con in mano, diciamo, un budget fino a quello di questi degli ultimi anni da Bologna. Invece adesso, con questa pioggia anche per loro di soldi, sono molto curioso di vedere che cosa riuscirà a fare, che cosa porterà a casa, in casa insomma, del Bologna. Ho visto, per concludere questo discorso, ho visto anche un ragionamento fatto da un ragazzo riguardo proprio a questo discorso, e lui scrive: secondo me questo articolo che è uscito è molto approssimativo, perché i premi assegnati per le vittorie per i pareggi saranno inferiori rispetto ad oggi. Quindi lui dice: è vero che tu prendi di più per partecipare alla Champions, ma essendo più partite, se sommi tutti i premi partita per le vittorie e per i pareggi, in realtà guadagni di meno. Il vantaggio economico di questa nuova formula è per chi va avanti nel torneo, ma in tutti questi casi, vabbè, non ci sarà un grosso aumento o incremento, insomma, di quello che devi guadagnare. Quindi, questa nuova Champions League che cosa farà? Farà guadagnare un sacco di soldi a chi in realtà andrà avanti, quindi supererà il girone unico e andrà a giocare poi gli ottavi, i quarti, i semi e la finale, che, ad essere onesti, è un po' già quello che succede oggi. Però questa nuova formula ti darà comunque molta più visibilità, ti farà giocare molte più partite e, insomma, distribuirà un pochino di soldini un po' a tutti. Soprattutto se l'Italia dovesse, come siamo ad oggi, messi molto bene per quanto riguarda il ranking per la Serie A, dovessimo riuscire a portare le 5 squadre in Champions League. Ragazzi, questo era tutto il discorso che vi dovevo per quanto riguarda questa pioggia di soldi sulla Champions League. Rimanete qua, perché adesso abbiamo da discutere di cose molto importanti. Allora, il primo è Loftus, che sta facendo il suo record storico della sua vita come calciatore. Poi vi devo parlare di un patto tra Super Leao e il Milan. Andiamo a vedere Fofana, ne abbiamo già parlato in un video e anche su un TikTok dell'altro giorno, in cui parlavamo dell'interesse del Milan per il giocatore Youssouf Fofana, ma sono arrivate delle notizie dell'ultima ora, alcune positive e alcune negative. Andiamo a leggerle e a fare delle valutazioni. Poi l'ultima cosa della quale vi devo parlare è Camarda, il nostro Frank Camarda, e il famoso discorso sul rinnovo del giocatore. Prima di andare avanti, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, like a questo video, iscrizione al mio TikTok se mi state guardando da TikTok. Andiamo in sigla, e per tutti quelli che vi stanno guardando invece da YouTube, rimanete qua, perché dopo la sigla iniziamo a parlare di tutto il resto. Andiamo avanti. 1, 2, 3, sigla. Partiamo subito da Loftus. Allora, ragazzi, Loftus, stagione record. Addirittura in 4 giocatori, ne avevamo già parlato ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, ma arriva questa mattina un articolo sia del Corriere dello Sport che della Gazzetta, e dice: il Milan ha puntato su Loftus-Cheek in estate e la mossa si è rivelata assolutamente vincente. L'inglese ha segnato il suo 10° gol con la maglia rossonera, eguagliando la sua miglior stagione di sempre. Alla prossima rete sarà record assoluto per il centrocampista inglese.
Con questa rete il Milan ha portato a ben 4 giocatori in doppia cifra, Giroud, Pulisic, Leao e lo stesso Loftus. Il prossimo obiettivo sarà quello di Luka Jovic, che purtroppo è fermo ad 8 reti. La forza del Milan è l'attacco e mi permetto di aggiungere che purtroppo il nostro difetto quest'anno è un po' la fase difensiva, che ha compensato, lo scrivono anche loro, che ha compensato le disattenzioni difensive. Ragazzi, io su Loftus mi sono già espresso tante volte. L'altro giorno abbiamo fatto il video Loftus Cheek come Thanos degli Avengers. Rimango della mia idea, ragazzi. Loftus è quel giocatore che quando sta bene, e attenzione, non a caso vi dico quando sta bene, perché buona parte di questo campionato, nonostante i numeri incredibili, dalla partita di Champions, adesso non mi ricordo, mi sembra dalla partita di Champions contro il Paris Saint-Germain in poi, Loftus ha sempre dovuto giocare anche se non era al 100%, e in qualche partita noi l'abbiamo visto. Chi segue il Milan tutte le partite lo sa che in alcune parti di stagione non è stato brillante al 100%, ma quando poi ha recuperato la migliore forma, ha avuto tempo di riposare, come in questo caso non è andato in Champions, scusate, non è andato in nazionale, quindi ha avuto modo di riposare, ragazzi, ha avuto modo di riposare e l'abbiamo visto, Loftus-Cheek riposato, che c'ha voglia di giocare, c'ha voglia di fare la differenza, è un giocatore veramente incredibile. Quindi, arrivato ad oggi ad eguagliare la sua miglior stagione di sempre, se dovesse fare un gol, al Milan giocherebbe la miglior stagione della sua vita. Contentissimo per il nostro Rubi Rubacuori. Allora, patto Super Leao per le prossime partite. La Gazzetta dello Sport scrive questa cosa. Il Milan sta vivendo un momento di grande forma e ha recuperato ben 13 punti alla Juventus in 2 mesi. Ragazzi, 13 punti recuperati alla Juve in 2 mesi, posizionandosi al secondo posto in classifica con un più 6 rispetto alla Juve. La squadra è concentrata sull'obiettivo di vincere l'Europa League, un trofeo che il club non ha mai conquistato. Questa mattina parlavo con i miei amici mentre stavo bevendo il caffè, stavamo parlando giusto di questa cosa e voglio sapere voi che cosa ne pensate. Io, questo mio amico mi dice: Lollo, è importante adesso fare punti? Io gli dico: certo che è importante, perché fare punti adesso ti permetterebbe trovarti, non lo so, se magari vinciamo la prossima partita o le prossime due, via, vuol dire che comunque tu alla fine ti trovi con un vantaggio rispetto alla quarta, alto, rispetto alla quinta, cioè quindi rispetto a quella che dovrebbe venire in Champions, se addirittura vai, ne prendono 5 in Champions League, altissimo. E questo vantaggio, che cosa, premesso che voglio arrivare secondo, non vi sto dicendo che non voglio arrivare secondo, ma questo vantaggio che cosa ti permette di fare? Ti permette di poter giocare, uno, le partite di Europa League con la tua migliore formazione, e le partite che giochi tra le partite di Europa League, di giocarle magari con una formazione che è comunque competitiva, ma che magari di qualche giocatore, diciamo che non è la tua prima scelta, senza nulla togliere alle nostre seconde scelte. Ed è importante, ragazzi, mi viene da ridere perché la seconda scelta di Rafa Leao è comunque un buonissimo no a Okafor, quindi... Però boh, comunque ragazzi, vediamo, perché sai, comunque giochi... Non è tanto, secondo me, quella che giochi alla domenica e giochi al giovedì, perché lì c'è i 4 giorni, ma l'altra, quella che giochi dal giovedì poi alla domenica, perché hai soltanto 2 o 3 giorni per recuperare. Secondo me è quella che poi lì il mister dovrà essere bravo a fare i cambiamenti. Comunque, le sostituzioni o comunque fare una seconda squadra. L'allenatore Pioli è stato fondamentale nel rilancio del Milan, scrive la Gazzetta dello Sport, e ha saputo mantenere la barra dritta anche durante le tempeste, tenendo lo spogliatoio sempre in pugno anche nei momenti difficili. Il giocatore chiave del Milan è Rafa Leao, tornato ad essere il trascinatore della squadra con i suoi gol e le sue giocate illuminanti. Credo che nessuno di noi possa sostenere il contrario. Leao è diventato l'asso di coppe del Milan e la sua media realizzativa in Europa League è da capocannoniere. Certo, perché Rafa in Europa League, le ultime 2 squadre che abbiamo trovato, diciamo, per non mancare di rispetto a nessuno, non erano 2 squadre particolarmente difficili da affrontare, e qualche gol, insomma, Rafa le ha fatto. Alle spalle di Leao c'è una squadra che ha svoltato insieme a lui, con Maignan tornato ad essere decisivo, assolutamente, Loftus-Cheek che ha trovato continuità fisica e di rendimento. Il Milan è pronto per un finale di stagione col turbo e punta a chiudere in bellezza. Veloce. Lollo, mi avete chiesto ieri, secondo te cosa vorrebbe dire chiudere questo campionato in bellezza?
rimanere secondi, perché tanto oramai il campionato è andato, rimanere secondi e andare più in là possibile in Europa League. Ho visto i tifosi della Roma che hanno esultato quando hanno beccato il Milan per il prossimo turno di Europa League. Speriamo che finisca come quelli del Napoli che hanno esultato l'anno scorso quando hanno beccato noi e poi sono usciti loro. In semifinale di Champions ci siamo andati noi. Purtroppo lì poi è andata male. Comunque, veniamo al discorso Fofana. Qua ve lo faccio abbastanza breve. Fofana, sì, al Milan ha parlato, ve ne ho parlato l'altro giorno, Youssouf Fofana. Dice che il Milan è un club enorme e gli farebbe piacere eventualmente se l'interesse ipotetico del Milan diventasse realtà. Ma andiamo a vedere un articolo di pochi minuti fa scritto da calciomercato.com, non è firmato da nessuno, mi perdoni chi l'ha scritto, non c'è scritto chi è. Comunque, cosa è successo? Classe 99 francese, originario del Mali, come vi raccontavo l'altro giorno, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Quindi, secondo la Gazzetta dello Sport, data la vicinanza della scadenza contrattuale, il Milan potrebbe chiudere il giocatore per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Fretta ovviamente non ce n'è, ma il Milan vuole provare a chiudere con il giocatore prima della fine dell'attuale stagione. Fofana, infatti, salvo sorprese nell'elenco dei convocati della Francia per l'Europeo, potrebbe ovviamente far crescere il prezzo della concorrenza, perché cosa succede? Succede che comunque, come vi dicevo prima, essendo originario del Mali, ma comunque francese, insomma, dovrebbe far parte sicuramente dell'elenco dei convocati dalla Francia appunto per l'Europeo. E questa cosa ovviamente potrebbe far salire il prezzo del giocatore, quindi è importante che arriviamo prima a bloccarlo eventualmente per questo discorso. Invece la Gazzetta dello Sport parla di Frank Camarda, parla di Camarda. Cosa succede? Succede che il Milan oramai ha tracciato la strada per il futuro di Camarda. Tutti sembrano concordare su la pista che abbiamo tracciato, della quale abbiamo parlato noi, che altri media tracciavano per il giocatore, e cioè che non c'è nessun problema per la firma del giocatore, ma semplicemente il rinnovo con la firma verrà posticipato dopo il 30 giugno per permettere al giocatore di firmare fino al 2027. Quindi ragazzi, pare che in realtà Frank Camarda è la situazione è questa. Ne ha parlato tranquillamente anche Giorgio Furlani, dicendo che insomma non c'è nessun problema. Lui Furlani diceva che non ci sono delle richieste fatte né dal procuratore né dalla famiglia. E niente, semplicemente si sta aspettando il 1 luglio. Io questa cosa ve la dicevo da gennaio, che io non ne sapevo niente e non ne so niente adesso. Ma io che cosa vi dicevo a gennaio? Quando sarà il momento di rinnovare a Frank Camarda, fossi io, aspetterei il 1 giugno per rinnovare tutto fino al 2027. E pare che la situazione poi sarà probabilmente questa. Non lo so, ma pare che sarà questa. Come vi dico sempre, io non ne so nulla, quindi sono solo sensazioni mie. Ragazzi, prima di chiudere il video vi chiedo la cortesia di lasciare pollice di su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Mi ha fatto piacere tenervi compagnia in questi 18-20 minuti. Un saluto a tutti, forza Milan, ma come sempre vada via il Kiwi Inter. Ciao.